Lo spunto è arrivato dall'associazione Core e Tamor del comune piemontese di Ivrea e da lì ha iniziato a diffondersi nel resto della penisola, arrivando anche in Abruzzo, nell'entroterra pescarese a Bolognano, dove l'amministrazione comunale ha deciso di istituire un assessorato ad hoc proprio sulla gentilezza. Obiettivo: riscoprire il valore di una virtù che sta pian piano scomparendo affinché diventi benevolmente contagiosa a beneficio dell'intera comunità, come spiega al TG8 l'assessore alla gentilezza del comune di Bolognano, Maria Grazia Dintino. Costruiamo delle pratiche gentili attraverso i bambini e per arrivare poi alla comunità intera. Siamo partiti nel 2019 per gioco, per riconoscere questo assessorato alla gentilezza, per costruire gentilezza affinché la gentilezza diventa diffusa entro il 2036 attraverso i bambini, quindi manifestazioni, giochi della gentilezza, panchine viola della gentilezza. Oltre agli assessorati alla gentilezza si sono formati altri ambasciatori di gentilezza che sono insegnanti, allenatori, cittadini della gentilezza, il tutto per arrivare poi ad avere questa gentilezza diffusa. Lo stesso comune di Bolognano è stato riconosciuto come comunità costruttrice di gentilezza. Il nostro oratorio è diventato il presidio di gentilezza per la pace. Guido Di Bartolomeo, sindaco di Bolognano, come si diventa un comune gentile? Grazie al nostro assessore Maria Grazia Dintino riusciamo tutti gli anni, in tutte le occasioni, ad avere uno spunto sulla gentilezza. Noi ci pregiamo di questo ruolo in quanto siamo uno dei primi, forse l'unico, in provincia di Pescara che abbiamo riconosciuto l'assessorato alla gentilezza. Adelaide Chiacchia, vice sindaco di Bolognano, c'è un modo per diventare gentili? Il modo fondamentale è comunque l'utilizzo delle parole gentili, grazie, permesso, per favore, che sembra talmente scontato, però i ragazzi di oggi fanno fatica a usarli, quindi per noi è stata un'idea di entrare dentro la scuola e creare queste attività con i giochi della gentilezza nel mese di tra settembre e ottobre, che quest'anno riproporremo. Per esempio l'anno scorso abbiamo sostituito al gioco classico della campana che si faceva in altri tempi, e invece dei numeri avevamo messo le parole gentili, grazie, per favore, permesso. Poi abbiamo fatto l'alfabeto della gentilezza. Anche il carnevale della gentilezza? Sì, è stato fatto già per 2 anni consecutivi. Il Covid ci aveva bloccato perché avevamo iniziato la prima edizione nel 2020, proprio prima del lockdown, e l'abbiamo riproposto quest'anno. Ogni carro aveva un tema gentile. Ultima attività fatta quest'estate, abbiamo proposto il 22 agosto a cavallo della festa patronale di Piano d'Orta, la frazione più popolata di Bolognano, la notte viola della gentilezza, dove c'erano gli alberi illuminati con i pensieri gentili, l'albero proprio della gentilezza dove erano stati appesi, ognuno poteva appendere il suo pensiero gentile. È stata un'occasione molto sentita e gentile.